Lezioni di vita di Hermann Hesse. I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti, ma per maturarci. L'amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L'amore deve avere la forza di attingere la certezza in se stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla. Nulla è più pericoloso e mortale per l'anima che occuparsi continuamente di sé e della propria condizione, della propria solitaria insoddisfazione e debolezza. Ogni amore ha la sua tragicità, ma questo non è un buon motivo per non amare più. Ancora oggi, non conosco nulla di più prezioso al mondo, di una solida e sincera amicizia. La vita di un uomo puro e generoso è sempre una cosa sacra e miracolosa, da cui si sprigionano forze inaudite, che operano anche in lontananza. L'eccessivo valore che diamo ai minuti, la fretta, che sta alla base del nostro vivere, è senza dubbio il peggior nemico del piacere. La vita delle persone che lavorano è noiosa. Interessanti sono le vicende e le sorti dei perdigiorno. L'amore non esiste per renderci felici, ma per dimostrarci quanto sia forte la nostra capacità di sopportare il dolore. In natura non esiste nulla di così perfido, selvaggio e crudele come la gente normale. Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. L'arte della vita sta nell'imparare a soffrire e nell'imparare a sorridere. C'è la pace, ma non una pace che non ci abbandoni più. C'è solo una pace che si conquista continuamente, con lotte senza tregua. La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia. Gli esseri umani sono per lo più mezzi uomini, e fra loro ci sono molte bestie. Se odi una persona, odi qualcosa in lei che è parte di te. Ciò che non è parte di noi stessi non ci disturba. Gran parte dei nostri sogni li viviamo con assai maggiore intensità della nostra esistenza da svegli. Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi. La mancanza di un partner comporta gravi disturbi esistenziali, come solitudine profonda, bassa autostima e ansia. Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell'anima. E a chi piange, tutti gli angeli sono vicini. Destino e carattere sono due nomi del medesimo concetto. Ho sempre creduto, e ancora credo, che qualsiasi buona o cattiva sorte possa capitarci sul nostro cammino, noi possiamo sempre darle significato e trasformarla in qualcosa di valore. Non devi desiderare una dottrina perfetta, bensì il perfezionamento di te stesso. Un'accusa non scompare solo perché non si può dimostrarla secondo regole giuridiche. Sono più le persone disposte a morire per degli ideali che quelle disposte a vivere per essi. La musica fu in epoche preistoriche una pratica magica. Uno dei vecchi e legittimi mezzi della magia. Non sapevo niente di ieri, né di domani. Ero avvolto e soavemente lambito da un felice oggi. Che sarebbe l'amore senza la necessità di nascondersi? Che sarebbe l'amore senza pericolo? Per gli uomini non esiste nessunissimo dovere, tranne uno: cercare se stessi, consolidarsi in sé,
procedere a tentativi per la propria via, ovunque essa conduca. Ciò che rende l'esistenza preziosa e piacevole, sono solo i nostri sentimenti e la nostra sensibilità. Non permettere alla donna di cambiarti. Quando l'avrà fatto, si sarà stancata di te. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi, e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Solo la scissione e il contrasto rendono ricca e fiorente una vita.